Se avete perso le notizie, è il momento. Facciamo un riassunto di un bel recupero. Io prendo appunti. Sì. Benvenuti a tutte le news minuto per minuto. Prossima elezione, comincia la sfida elettorale a distanza. Renzi rilancia sugli 80 euro, ma poi serve a Minniti che rilancia la manovra sulla destra. Renzi chiude la Leopolda tendendo la mano agli alleati. Gli alleati si chiudono in difesa, ma Matteo Renzi rilancia sulla fascia promettendo pari dignità a tutti. Siamo una squadra, dice Renzi, critico MDP. Duello blando tra Fabio Fazio e Silvio Berlusconi che presenta programma ai due alleati, Lega e Fratelli Italia. Berlusconi dichiara: mi comporto come se avessi 40 anni, molti allora sperano che ricomincia a fare il costruttore, basta. Invece lui rilancia il generale Gallitelli che scatta, ma Salvini fa scattare sua volta il fuorigioco. Esonerato Montella, subentra Gattuso mentre Silvio Berlusconi ripresenta lo stesso modulo di 20 anni fa per recuperare i suoi vecchi tifosi. Berlusconi insiste con un'azione nel campo del Movimento 5 Stelle. Di Maio ha fatto solo Stuart a San Paolo per vedere gratis le partite. Di Maio non risponde. Primo aspetto che il Napoli giochi la prossima partita al San Paolo. La campagna elettorale è cominciata. Nel simbolo di Forza Italia ancora il nome di Silvio Berlusconi, ma in caso di incandidabilità potrebbe subentrare entrare Carletto Ancelotti, critico Tavecchio, critico MDP. Intanto il ministro Minniti preannuncia il pugno di ferro su Ostia. Pressing dalle forze dell'ordine dopo i colpi di pistola sulla porta di Silvano Spada. Prosegue la lotta tra i clan di Ostia per il business degli stabilimenti balneari. Minniti promette protezione 50 per tutti i cittadini. Gentiloni in trasferta in Africa, promette collaborazione con Tunisia, Angola, Ghana, Costa d'Avorio. Per Gentiloni, dopo l'esclusione della nazionale dei mondiali, l'obiettivo è almeno la partecipazione alla Coppa d'Africa. Si cerca infine un nuovo modulo di gioco per affrontare le nuove partite, ma gli europei non sono ancora pronti a dire addio al contante. Il 79% delle azioni monetarie è stato effettuato cash, mentre molti tengono ancora i contanti in casa come riserva da far subentrare al momento opportuno. Intanto noi milanisti ci affidiamo a Gennarino Gattuso, sperando che almeno un ringhio come ai vecchi tempi ci allunghi la vita e ci faccia sorridere almeno nella prossima giornata di campionato. 9-9 è la data che tengo a memoria. Io ho capito tutto.